Buongiorno, buongiorno e auguri a tutti noi, a tutti voi. Oggi 40° appuntamento con You Leader, puntata numero 40, che già lo sapete, oggi vivrà un momento particolare, cioè una live serale. Per cui apriamo subito la puntata di oggi scrivendo questo: You Leader Night stasera alle 20:45. La puntata di stamattina sarà come quelle canoniche, magari un pochino più rapida, ma ricordate che stasera alle 20:45 saremo tutti insieme noi della community delle 8:45. 12 ore dopo saremo insieme per una puntata di You Leader speciale, giusto per farci conoscere anche all'esterno. Buongiorno, benvenuti a tutti, è un piacere avervi qui. Il dito più veloce del West oggi è stato quello di Wanda. Buongiorno Wanda da Mesagne, per la prima volta Wanda riesce a superare, a conquistare il titolo di dito più veloce. Buongiorno Natascia da Livorno. Silvia, buongiorno a te. Tempesta da casa, Tempesta, buongiorno, good morning. Giovanna, buongiorno da Spezzano. Noemi, buongiorno da Sassari, buongiorno a te, anche a Ioana. Giorgia da Cairo, Montenotte, buongiorno a te. Ibtissam, ciao Betty, buongiorno. Buongiorno a Katia. Marilena live da Ostia. Giulia, online da Vicenza, on the road today. Dove stai andando di bello? Giulia, raccontaci, dove stai andando? Laura, buongiorno da Palazzolo a Creide. Alessandra, live da Livorno. Ormai se la nostra sveglia è carica giornaliera e poi adoro la musichetta. Bellissima, rilassantissima. Alexa, volume 5. Francesca, live da Roma. Cinzia, da Varese. Buongiorno Beatrice, dalla cucina di Padova in diretta. Buongiorno in diretta da Pescara, cialda inserita, adoro il caffè con voi, bravi, prendiamolo insieme e raccontiamolo anche, questa è la nostra forza, quello di iniziare tutti insieme. Buongiorno Isabella, buongiorno community, Giada, good morning, Paola in diretta da Roma, sì non vedo l'ora, Wanda per quello è così rapida, da Mesagne, anche Patrizia, Summa, buongiorno ottimo Occhions, buongiorno a te. Buongiorno, ciao Crizia, buongiorno Daviano, Simona da Roma, Alessandra, accidenti, prima o poi dovrò smetterla di citare i nomi ad uno, buongiorno, buongiorno, ciao Lorenzo, live da Livorno, ecco, guardate, Alessandra che tagga Camilla, Camilla che tagga Alice, è così che si fa, è così che ci si diverte la mattina insieme, ciao Giusy. Ciao Antonietta, buongiorno Camilla, buongiorno Sara e buongiorno a chiunque verrà nel frattempo. Allora, in questa brevissima anteprima la userò soltanto per dirvi condividete questo video se lo ritenete opportuno, perché ve lo ricordo ancora una volta, fra 10 puntate, quando sarà la puntata numero 50, faremo un'estrazione fra tutti coloro che stanno condividendo la live. Quindi se condividerai, per esempio, 15 volte, 15 diverse puntate di You Leader, per 15 volte il tuo nominativo sarà inserito nell'urna e quindi ci divertiremo insieme durante la puntata 50 per fare un'estrazione. Allora, l'argomento di oggi sarà particolarmente tecnico, non sarà molto mindset, non sarà molto filosofico, ma sarà un po' così per guardare all'interno della nostra professione di cose che a volte accadono, mentre stasera preparatevi, perché stasera sarà molto molto interessante, stasera andremo a fondo alle ragioni che ci portano tutti insieme qui. Dunque, se siete pronti, carta e penna, io direi di iniziare. Cari amici, preparatevi a tutto, preparati a tutto, anche se so che ti viene la tentazione di scrivere, di leggere, preparati a tutto, anche. Noi siamo preparati a tutto, chi fa network marketing è pronto, è preparato a tutto, ma quello che vi racconterò oggi sarà qualcosa di comprensibile solo a chi ha già un po' di tempo di anzianità nel network marketing, perché vi descriverò una categoria di persone
che sicuramente vi saranno capitate. Il network marketing è un'attività fondata sulle relazioni sociali, è fondata sui contatti, è fondata sull'allargamento della propria struttura. E quindi è normale che la visibilità che noi abbiamo sui social porti le persone a contattarci. Persone che ci chiedono informazioni per sapere come funziona, per sapere in cosa consiste, per sapere se è tutto vero e per sapere soprattutto come iniziare, come entrare in attività. Ci parleremo adesso di questo. Chi già ha un po' di esperienza saprà ciò di cui sto per parlare, chi invece ha iniziato da poco avrà la fortuna di essere preparato a tutto. Adesso vi dico in particolare a cosa mi riferisco. Buongiorno Monica dalla Dispoli, Wanda che tagga le persone che fanno parte del suo team, del suo cerchio in genere. Buongiorno da Pordenone, buongiorno Maria, buongiorno Anna Rita da Martina Franca, buongiorno Mario a tutti live da Mesagna, buongiorno Silvia anche da Mesagna. Accidenti ragazzi, che community che state creando. Guardate che non è da sottovalutare il centro che state creando, quindi ce ne occuperemo. Allora, attenzione, carta e penna, iniziamo con la frasina in inglese. Alexa, volume 4, preparatevi, siate pronti a tutti, perché tra le persone che arriveranno al vostro cospetto ce ne saranno di molte particolari. Frase numero 1. Beware of those who say I will sell ice to the Eskimos. Cosa significa? Beware of those who say I will sell ice to the Eskimos. Immagino Google Chrome per scrivere già beware. Che cosa significa? Beware of those who say I will sell ice to the Eskimos. E questa è una di quelle categorie di persone. Non sapete quante ne capitano, quante ce ne sono passate, quante quasi quotidianamente, quasi. Questo è il mio consiglio. Beware of those who say I will sell ice to the Eskimos. Vediamo un po'. Ciao, Patrizia dice sì all'invito a consolidare la community mesagnese. Buongiorno da Bari. Allora, ciao Silvia. Sara dice... Attenzione a quelli che dicono venderò il ghiaccio agli eschimesi. Ghiaccio agli eschimesi, questo capisco, dice Giada. Stai attenta alle persone che dicono io vendo anche il ghiaccio agli eschimesi. Buongiorno dal terzo piano. Ciao Francesca, buongiorno Enrico. Io potrei vendere il ghiaccio agli eschimesi, dicono. Buongiorno Anna D'Amico. Venderò ghiaccio agli eschimesi. Stai attento a chi dice... Vendo ghiaccio anche agli eschimesi. Beware of those who say I will sell ice to the Eskimos. Quanti ce ne sono? Diffida di chi ti dice io venderei ghiaccio anche agli eschimesi. Io sono bravissimo. Io mi devi vedere in azione. Io guarda, venderei anche la tu non lo sai. Tu non sai, ma io no, vedrai che... Ma sapete quante decine e decine di persone iniziano a fare network marketing e arrivano tronfi, gonfi in petto dicendo io, ma io sono commerciante nel cuore, io venderei il ghiaccio agli eschimesi. Dopo 4 giorni sono in crisi mistica, dopo 5 giorni ti chiedono perché non funziona, al 6° giorno cominciano a puntarti il dito, al 7° giorno compilano il modulo di recesso, di dimissioni, di chiusura codice. Perché chi arriva a fare questa attività, con la convinzione di saper già come funziona e di essere bravissimo e di essere il migliore, va a sbattere contro un muro.
Perché innanzitutto se tu fossi davvero bravissimo e se tu davvero sapessi vendere il ghiaccio agli eschimesi, ma avresti fatto qualcosa finora. Probabilmente avresti una solidità, avresti già uno storico particolare nel settore del network marketing, perché il network marketing non è una vendita di quelle classi in cui devi convincere l'eschimese a comprarsi il ghiaccio. Quindi tantissime volte troverai persone che arriveranno piene di sé, non disposte ad ascoltarti perché sono convinte di essere depositarie del come si fa. Ecco, il network marketing funziona se tu ti fidi e ti affidi a persone che hanno esperienza, che ti insegneranno il metodo per capire come funziona. Quindi sapete perché dico questa cosa? Per prepararvi alle delusioni, perché arriveranno persone che vi faranno volare alto, voi direte ho trovato una persona, questo è fantastico, questo è un venditore nell'anima. Non farà nulla sostanzialmente di più rispetto a chi magari arriva scevro di ogni conoscenza. Ve lo dico, appuntatevelo, perché ovviamente può esserci l'eccezione del tipo che sa vendere il ghiaccio agli eschimesi, ma attenzione, la nostra attività è fatta di relazioni, è un'attività fatta di rapporti umani, è fatta di gentilezza, è fatta di morbidezza, è fatta di strategia comunicativa. Ok? Quindi queste sono alcune delle caratteristiche della nostra professione. Sì, avevate trovato la giusta traduzione. Live da Livorno mentre passeggio con la cagnolina, dice Cristina. Esatto. Buongiorno. Ecco cosa vuole dire. Buongiorno. Ah, c'è anche Enrico in persona. Buongiorno Angela. Ben ritrovata. Quindi diffidate, questo lo sa chi già c'ha un po' di esperienza, ma lo dico a chi da poco in questo settore, di coloro che arriveranno e vi diranno, mo ti faccio vedere io. Guardate che statisticamente sono persone che avranno un po' di difficoltà, perché bisogna sempre arrivare con l'insegnabilità, con la dote principale che è quella di capire che devi farti insegnare come funziona. Allora, carta e penna, passiamo alla frase e alla categoria numero 2. Cosa significa? Beware of those who think they have bought a scratch card. Questo è un latente riferimento a una cosa contenuta in GoPro nel libro di Eric Worre. Beware of those who think they have bought a scratch card. Anche qui si andrà a cercare ora bold, cosa significa? Scratch, card, sì ci siamo, ma scratch? Beware of those who think they have bought a scratch card. Cosa significa? Anche questo ve lo dico per prepararvi alle delusioni. Intanto Anna, vediamo cosa dice. Sono un'ex addetta alle vendite, l'ho fatto per 11 anni, accidenti, vendevo l'impossibile nel mio settore, qui è tutto un altro mondo, se non hai una strategia ben precisa non si va da nessuna parte. Anna, grazie mille perché tu sei proprio la testimonianza professionale di una persona che ha venduto di tutto, probabilmente ha venduto anche il ghiaccio agli eschimesi, ma qui quel talento può venire fuori solo e soltanto dopo aver capito che cos'è il network marketing. Quindi tienitelo stretto quel talento, tienitela stretta quella capacità perché tornerà utile. Chiaramente dopo aver appreso e capito quali sono i fondamentali di questa professione, che facile non è, ma è una professione che ti rende libero quando decidi di capirla e di farla bene. Attenti a quelli che pensano che sia un gratta e vinci. Attenzione a chi pensa di aver comprato un gratta e vinci. Bene, ottimo. Oggi vi vedo particolarmente frizzanti per questa puntata numero 40. Ve lo ricordo, stasera alle 20:45 saremo live. Stasera ognuno di voi ha una specie di obbligo morale: portare in live almeno una persona o seduta accanto a voi. Ma io direi di dare proprio il link della pagina per far vedere che cosa facciamo la mattina, che cosa fate, per far capire che fondamentalmente siete brave persone anche se fate network marketing. Attenzione a chi dice che ha comprato un gratta e vinci. Se
State attenti a quelli che pensano di aver comprato un gratta e vinci. Riguardo a coloro che pensano di aver comprato un gratta e vinci. Sante parole, grazie infinite, grazie a te. Attento a quelli che pensano di aver comprato un gratta e vinci. Attenzione a quelli che pensano di aver comprato un gratta e vinci. Ed è esattamente così in uno dei primi paragrafi e capitoli di GoPro di Eric Worre, esatto, Patti. Viene nominata la categoria di coloro che aprono un codice nel network marketing e pensano che sia sufficiente quello per diventare ricchi, ricche, come quelle persone che aprono il proprio codice, magari decidono di lavorare online, arrivano lì, fanno un post, uno, anzi no, ne fanno tanti, uno ogni giorno. E aspettano che i soldi piovano dal cielo e aspettano che i contatti piovano dal cielo. Persone che aprono il loro profilo Facebook, che fanno un post a settimana in cui scrivono magari una parolaccia del tipo "Mi state tutti sul cazzo?" E pensano di lavorare online e pensano che arriveranno i clienti e pensano di ispirare qualcun altro, invece prenderanno una grandissima cantonata. Perché? Perché c'è una convinzione errata. Il network marketing risolve le vite veramente di moltissime persone. Ma non guardate mai dove sono arrivate le persone, guardate sempre il lavoro che hanno fatto. E quindi c'è la convinzione che il network marketing sia una cosa semplice, che basta cominciare a fare quel minimo per. Non è così, è una professione che ti può rendere libero, che ti può rendere milionario, ma c'è un preciso metodo, c'è una mappa, c'è una modalità di lavoro che poi ognuno potrà personalizzare, ma è una professione e io continuerò a combattere fino all'ultimo dei miei giorni per difendere il network marketing a che venga considerata una professione con i controcoglioni molto di più di tante altre professioni passate e considerate il non plus ultra. Quindi attenzione, coloro che pensano di aver comprato un gratta e vinci, che basta aprire il codice e poi grattare, sperare, speriamo che funzioni. La speranza non è una strategia e sperare significa aspettare in spagnolo. Noi non dobbiamo aspettare. I soldi sono in un posto scomodo, così come la felicità è in un posto scomodo. Bisogna scomodarsi per andare a prendere entrambi. Di questo si tratta. Ditemi voi se, almeno chi ha un po' di più di esperienza, se vi sono mai capitate quelle persone che pensavano di aver acquistato un gratta e vinci. Questo è, buongiorno Anna Maria, questo è quello che c'è scritto anche, ripeto, in GoPro di Eric Worre, quelle persone che sminuiscono così tanto ciò che facciamo, sminuiscono le competenze e la professionalità di ognuno di voi, perché giorno dopo giorno ognuno di voi diventa sempre più esperto e professionista. E quando arriva qualcuno che pensa che tutto sia facile e che sia dovuto, soprattutto a quel punto è come se avesse voluto comprare un gratta e vinci. Giada dice: ce ne sono tanti e si incazzano pure se non lavorano. Non guardare alla conclusione, ma all'azione. Esatto, non guardare alla conclusione, ma all'azione. Questo che dice Fraser Brooks. Sì, io direi di guardare al risultato che vuoi, quindi all'effetto che vuoi, e poi di metterti in moto per creare la causa che ti porta a quell'effetto. Perché uno dei più grandi problemi è che le persone si concentrano sulle azioni, fanno e non hanno chiaro dove vogliono andare. Allora pensano che tutto sia facile, allora aspettano che le cose gli siano dovute. Se invece tu vedi prima dove devi andare, guardi chi ci è arrivato, analizzi come ci è arrivato, sarai pronto a fare le azioni, quindi a fare la causa che ti porterà a quell'effetto. Giovanna, bisogna vedere il cammino che hanno fatto, non si può arrivare stando fermi. Esatto, non guardare dove sono, ma guarda che cosa ho fatto per arrivarci. Andiamo rapidi oggi, perché poi è stasera che ci divertiremo tutti insieme. Anzi, scrivetemi qui nei commenti. Avete già pianificato di esserci stasera alle 20:45? Ci sarete?
non dico di vestirvi eleganti o in tiro, però alle 20:45 è un orario particolare per poi consentirvi magari poi di essere liberi per vedervi il film del venerdì sera con la famiglia, visto e considerato che oggi ci sarà un nuovo DPCM che impedirà dalle 22 in poi di andare di circolare, per cui ditemi, siete pronti stasera a vivere l'emozione di essere senza il sole fuori, non con il caffè tra le mani, ma probabilmente con una tisana. Anzi, io direi, preparatevi magari una tazza con una tisana, con qualcosa, perché poi magari ci faremo delle storie, delle foto, vedremo un po' che cosa faremo. Ci sarete stasera alle 20:45? Vediamo. Alessandra dice, ci sarò. Paola, sì, ovvio. Giovanna, certamente. Ovviamente questa sera sarà meraviglioso perché la vostra interazione, la vostra presenza, la capacità di fare community che avete estrinsecato la mattina sarà visibile. Esatto, invitate un po' di amici. Sarà invisibile a un po' di persone. E quello che racconteremo questa sera, ecco, ce lo diciamo così tra noi, visto che siamo... che siamo in famiglia, intanto sto scorrendo tutti i vari sì che ci sono. Quello che ci racconteremo questa sera sarà molto nostro, nel senso che ovviamente non andremo a dire ci presentiamo, siamo quelli delle 8:45, ma questa sera insieme interagiremo sempre parlando di network marketing, parlando del giusto mindset per far comprendere alle persone che non ci conoscono che in realtà noi siamo persone pulite, che hanno un disegno ben preciso, che sanno ciò che fanno e che hanno una mentalità vincente per poter essere nel gota, in quella percentuale di coloro che ce la fanno. Quindi se tu senti di avere il desiderio e le carte in regola per far parte del 2%, ti anticipo che stasera di questo parleremo, per far capire a quel 98% che ci devono guardare con ammirazione, ci devono guardare con attenzione, perché ognuno di voi sta trasformando la propria vita in un capolavoro. Quindi, per me il film più bello stasera sarete voi, a costo di fare shake a tutti i membri della mia famiglia. Ok, quindi allora andiamo avanti, passiamo alla riflessione numero 3. Vi ricordo che stiamo parlando, vi sto per così dire preparando a tutto, preparati a tutto, preparatevi a tutto. Attenzione, frase numero 3. Beware of those who immediately say, I prefer to work my way. Beware of those who immediately say, I prefer to work my way. Ci muoviamo sempre sulla falsariga di quello che stavamo dicendo. Cosa significa? Beware of those who immediately say, I prefer to work my way. Anche questo serve per prepararvi all'eventuale delusione, anzi alla certa delusione di persone che sembrano cavalli di razza quando si avvicinano al nostro mondo e ti dicono, oh yes, but I prefer to work my way. Giorgia, vede l'ora. Donna Narita, Marilena, 18:30, cena pronta per tutta la famiglia. Allora, Isabella dice, attenzione, attento a quelli che dicono subito, preferisco lavorare a modo mio. Beware of those who immediately say, I prefer to work my way. Mentre aspetto le vostre traduzioni, tra qualche attimo, alla fine di questa puntata, anche oggi ci sarà un networker o una networker che in pochi minuti si racconterà e conoscerete un altro componente di questa community. Questa sera ci sarà uno dei vostri video, ne ho tanti perché mi avete contattato e mandati, e lo sceglierò in base alla lunghezza, quindi non comunicherò chi sarà il protagonista di questa sera, quindi potrebbe essere potenzialmente qualcuno di voi. Attenzione a quelli che dicono immediatamente preferisco lavorare a modo mio, quelli che dicono preferisco lavorare da solo, quelli che dicono preferisco lavorare a modo mio, attento a quelli che dicono subito sì, ma preferisco lavorare a modo mio.
Grazie, conosco già il metodo di questo lavoro, dice Katia. Diffidare di subito, preferisco lavorare a modo proprio. Si tratta proprio di questo. Fai attenzione a chi ti dice subito: preferisco lavorare a modo mio. Persone che subito fanno la pipì sulla strategia che da anni sta rendendo libere le persone, che non comprendono che la dote più importante nella vita è l'umiltà e l'insegnabilità, perché se mi hai chiesto informazioni è perché ti ho ispirato. Se vuoi avere gli stessi risultati che dici di aver osservato in me, non c'è verso. Devi fidarti e devi affidarti a chi già lo ha fatto, e poi potrai magari personalizzare il tuo metodo, potrai diventare un outsider, potrai diventare l'unico irripetibile networker. Ma coloro che arrivano dicendo no, come fate, non mi piace, faccio a modo mio, e mi viene da rispondere: perché non hai fatto a modo tuo prima di stare con le pezze al culo? Perché questa sono quelle persone che appartengono alla categoria di coloro che sono con le pezze al culo, ma che pensano di aver fatto bene fino a quel momento. No, assolutamente, io preferisco un lavoro e non un contratto. Ma il contratto che cosa dice? Ma è un contratto a tempo indeterminato, ma c'è una copertura. Ma se tu tutte queste cose le avessi avute e avessi saputo mettere a frutto la tua curiosità fiscale o sindacale, non avresti difficoltà a dirmi: ma 22 euro in questo momento non ce li ho. Perché le 22 euro si possono non avere, perché la vita è molto cattiva lì fuori, perché tu lavori molti anni per non avere soldi, ma almeno abbi la compiacenza quando arrivi di capire che sei in un mondo di professionisti. È come se io arrivassi a fare il medico laureato, oppure se durante le lezioni universitarie alzassi la mano e dicessi: professore, scusi, ma lei sta dicendo una falsità, perché non è vero che il fegato va... Ma che ne sai tu di come si svolge questa professione? Quindi, se vuoi avere risultati, io ho il dovere morale di insegnarti un metodo, insegnarti una modalità operativa. Poi sta a te decidere se diventare libero o se collezionare un altro fallimento, che male non fa, perché quando si fallisce si impara. Però attenzione a quelli che arrivano con la prosopopea di voler lavorare a modo loro. Buongiorno Brigitte, molto bene. Attenzione, passiamo alla quarta e ultima frase questa mattina. Voglio essere rapido perché vi voglio belli freschi, energici e felici questa sera. Preparatevi a tutto, perché c'è un'altra categoria. Aspetta, Wanda cosa dice? Mario, sei un grande, ormai non si rendono conto che le pezze al culo loro hanno un cattivo odore del loro fallimento. Ma guarda Wanda, il successo è una serie di tentativi. Il successo arriva dopo che tu hai fallito, perché ognuno di noi ha fallito. Se siamo qui è perché la vita ci ha schiaffeggiato, se siamo qui è perché l'abbiamo presa in quel posto diverse volte, se siamo qui è perché abbiamo non avuto cose che magari meritavamo e quindi abbiamo collezionato dei fallimenti. Ma anche io ho fallito diverse volte nella mia vita, ma quando sono arrivato nel mondo del network marketing ho capito che c'era gente che ce l'aveva fatta e che aveva da insegnarmi, e quindi ho ascoltato, e quando sono arrivati i risultati ho capito: ah cazzo, ecco perché ce l'hanno fatta. Invece ci sono persone che non hanno voglia di darsi da fare, non hanno voglia di mettere in discussione se stessi, come dicevamo ieri, arrivano con la convinzione di avere lo scettro della verità, convinti di sapere come funziona il network marketing, e magari vengono da un mondo completamente diverso. Questa è una prerogativa di coloro che non faranno nulla matematicamente, a meno che non abbiano un'illuminazione che li porti a frenare e a diventare insegnabili, che è il dono di tutti coloro che ce la fanno. Esatto. Allora, quarta ed ultima frase in inglese, preparatevi a tutto: beware of those that ignite quickly. Questa è corta: beware of those that ignite quickly. Innanzitutto vi ricordo, mi piace ricordarlo sempre, non so perché, gli anglosassoni non dicono gn, ma dicono gn, quindi non è ignite ma è ignite. And so beware of those that ignite quickly. Questa è forse facile da tradurre perché basta trovare la parola ignite, ma
non è semplicissima da comprendere. L'ho voluta inserire perché è una cosa a cui penso soventemente. Beware of those that ignite quickly. Vediamo le vostre traduzioni. Nel frattempo vi ricordo che stasera You Leader Night alle 20:45 non potete mancare. Anche per questa ragione dovete condividere quella di questa mattina, così le persone almeno lo sapranno che ci sarà la cosa alle 20:45. Non vorrei esserci io, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti soltanto a quell'ora, visto e considerato che Striscia la Notizia ha preso la cattiva abitudine di durare fino a mezzanotte meno un quarto, e quindi non vedo perché. Allora, Simon, dunque, caspita ragazzi, mi sono distratto un attimo. Allora, Crizia dice, conosco la sensazione probabilmente, quanto è vero, dice Giorgia, ma anche no Mario, è solo una questione di non essere insegnabili. Esatto. Ah ecco, ci sono arrivato. Bravo, non hanno voglia di mettersi in discussione, non hanno umiltà. Attenzione a quelli che... Allora, questa è la traduzione. Attenzione a quelli che scattano velocemente, dice Sara. Simone aggiunge, ho fallito più di una volta, ma non ho perso l'entusiasmo in questa attività, lo sto nutrendo ogni giorno. Katia, infatti qui ho conosciuto persone che sono da anni nel nostro lavoro e dicono sempre che non si sentono arrivati, anzi hanno ancora da imparare. Questo è caratteristico delle persone che ce la fanno. Allora, Isabella, attenzione a quelli che si accendono subito. Wanda, esatto, concordo, ma se hanno dato modo di voler dare una svolta, poi non possono non essere disposti all'essere pronti a un nuovo insegnamento e crescere insieme. No, molte persone, Wanda, hai ragionissima, molte persone vivono proprio sull'adrenalina del contrasto, vivono solo per dimostrare che loro hanno ragione, ma come vedrete questa sera, la ragione serve a poco. Attenti a quelli che si incazzano velocemente. Hai dato un'interpretazione. No, non era quella che volevo dire, però vabbè, è chiaro che hai letto in maniera più approfondita. A quelli che si accendono facilmente. Attenzione a quelli che si accendono facilmente, ma poi si spengono subito, dice Simona. Si accendono velocemente, che esultano da subito. Leggermente in ritardo, live da Cisternino. Naturalmente rivedrò l'inizio. Maria, buongiorno. Attenzione a chi scatta subito. La traduzione di questa frase è... Fai attenzione a quelli che si infiammano velocemente, laddove infiammano significa quelli che partono a bomba, quelli che diventano immediatamente delle torce umane perché sentono dentro il fuoco esplodere del network marketing, perché io conquisterò il mondo, io non solo venderò l'aria e il ghiaccio agli eschimesi, ma insegnerò agli eschimesi a parlare in eschimese. Sono quelli che studiano 18 ore al giorno, quelli che ti fanno sognare, quelli che tu fai la prima zoom, aprono il microfono e sembra che siano esperti da 40 anni perché si infiammano velocemente. Fuochi di paglia. Furia francese, ritirata spagnola. Vi sembra normale che una persona sia infuocata e possa tenere quell'attenzione emotiva, possa tenere quell'entusiasmo a lungo? La nostra professione è una professione che non va d'accordo con i sali scendi emozionali, perché questa è una professione seria dove l'80% del lavoro lo fa il mindset, 80% è mindset e il 20% è tecnica. Il mindset, la voglia di farcela, ricordarti il tuo perché, è una cosa che deve essere costante. Non farai nulla se vivrai picchi emozionali infuocati che matematicamente corrispondono a depressioni subterranee che ti portano a fermarti, ti portano a mettere in discussione la scelta che hai fatta, che ti portano a stancarti e non arrivare alla meta. È come se un maratoneta
che deve percorrere 42 km, 125, mi sembra che sia, correggetemi. Come se partisse con lo scatto di un centometrista, ma dopo 800 metri, 1000 metri, ma dove diavolo vai? Attenzione a quelli che si infiammano velocemente, a quelli che, attenzione, perché vi deluderanno. Con Alessia ne parliamo spesso, abbiamo sviluppato la sensibilità di capire chi non è, chi non è chi. Quelle persone che iniziano, che tu gli dici come devono fare e cominciano a farlo raccontando bugie, perché noi raccontiamo, siamo degli storyteller, raccontiamo la nostra vita, la nostra trasformazione sui social. Allora ci sono persone che iniziano, si infiammano, fanno le loro live o i loro post in cui ti dicono: io ho cambiato vita, fai anche tu, ma che ti infiammi, che vita hai cambiato, che puttanata racconti? Semplicemente perché sono infiammati e perché fondamentalmente non hanno capito che questo è un lavoro serio, è una professione che ti rende la persona più libera sulla terra, ma che richiede onestà intellettuale ed equilibrio emozionale, perché per far salire in quota il tuo aereo tu devi spingere, e quando l'aereo è in quota, lì l'aereo comincia a scendere, quindi devi continuare a spingere. Proprio quando è in quota l'aereo, tu devi spingere, e per essere sempre in quota, per svegliarti col giusto mindset per costruire il tuo impero, devi essere costante. Quindi i fuochi di paglia sono destinati a diventare degli acquitrini. Dicono il network marketing è solo una piramide, citata tantissima gente. Certo, digli di venire questa sera alle 20:45 a YouLeader, che lo raccontiamo insieme. Ciao Daniela. Cristina, ho perso il conto delle volte in cui ho dovuto ricominciare da capo, ma perdere la grinta e l'amore, mai perdere la grinta e l'amore per se stessi, è così e bisogna. Guardate, si può cadere, lo sapete che si può cadere nella disistima propria, ma è perché a volte ti stimi troppo. Io, guarda, devo riportarlo, lo faccio raramente perché ho profondo rispetto della professione che ho fatto prima di fare il network. Io sono stato un giornalista, iscritto all'albo dei giornalisti professionisti, bla 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 bla. Insegnavo sempre ai colleghi giornalisti che il giorno in cui facevano un articolo, uno scoop di quelli super apprezzati e super letti, dovevano volare basso, perché il giorno dopo avrebbero fatto un articolo che li avrebbe portati a ricevere una denuncia dal tribunale, perché un giorno può andarti bene, un giorno può andarti male. La vita è un saliscendi, sia emozionale che di risultati. E quindi io insegnavo ai giornalisti che iniziavano e che facevano dei bei lavori, che il giorno in cui tutti parlavano del loro articolo, dovevano viverla con modestia, con la soddisfazione, ma con la consapevolezza che non avevano fatto un cazzo fondamentalmente, perché una cosa funziona non quando l'hai fatta bene una volta, ma funziona quando non sbagli più. E quindi c'erano persone che volavano 7 metri sopra il cielo perché avevano scritto un articolo iper interessante, iper letto, e poi il giorno dopo scrivevano una fesseria sull'articolo, l'avvocato chiamava e li portava in tribunale. E allora scendeva l'umore. Quindi io insegnavo una velocità, di una costanza nell'atteggiamento mentale, che è quella che invito e consiglio a tutti voi. Quindi attenzione a coloro che si infiammano inutilmente, non saranno in grado di tenere la mentalità e l'atteggiamento giusto. Dai, che andiamo in chiusura. Isabella, ho impiegato 3 anni a capire e entrare nel giusto mindset. La prima volta che ho visto i risultati degli Unstoppable non ho chiuso occhio, ma non ero pronta. Hai elaborato e hai capito che dietro c'è tanto mindset, tanta strategia, tanta mappa e soprattutto tanto amore per il genere umano, perché se non ami il genere umano, questo lavoro non lo puoi fare sicuramente. Tanti auguri di buon compleanno a Daniela. Daniela del Tongo, intendi? Non so, auguri, auguri a Daniela, chiunque tu sia, palesati. Angela, ho già imparato che soprattutto bisogna alzarsi più presto e non fare come me, che poi per seguire Mario non combino più niente, ma tu puoi seguirmi con le cuffiette mentre fai quello che è l'attività quotidiana o la
la tua conduzione di famiglia richiede, si può fare tranquillamente, tanto non c'è nulla da vedere, non dovete per forza vedermi perché spesso ho il ciuffo scomposto. Benissimo, perfetto. Allora, in questo lavoro ci vuole intelligenza emotiva, quindi bisogna allenarsi. Questo lavoro è davvero un'opportunità da non perdere. Ah, se avessi la metà degli anni che ho. A chi lo dici? Ma io dico, ah, se tutti potessero vivere gli anni che io ho davanti, lo auguro anche ai ventenni, io auguro ai ventenni di vivere i 30, 40, 50 anni che ho davanti a me, ma anche se ne dovessi vivere ancora un anno e mezzo, cazzo, mi sto divertendo, sto diventando libero, lo sono diventato, ma non basta. Quindi non è mai troppo tardi per spassarsela. E poi è vero, porca miseria, avessi scoperto questa opportunità prima, ecco quale può essere uno dei rimpianti, ma l'ho superato abbondantemente pensando che i miei figli invece sono arrivati al posto giusto, nel momento giusto, e ci sono persone a cui posso lasciare l'eredità di credere in se stessi. Auguri a Daniela Del Tongo, auguri anche a Brigitte San, auguri. Allora, questa sera assolutamente, Daniela e Brigitte, questa sera alle 20:45, perché ci sarà occasione anche di farvi gli auguri per il compleanno, anzi segnalatemelo ulteriormente questa sera. Silvia, questa è la rinascita, non importa quante volte sono caduta, perché mi ha fatto arrivare qua e ho appreso e voglio essere dove voglio, con chi voglio, quando voglio. Mi piace il concetto di libertà assoluto. Io sempre con le cuffie. Francesca, infatti mi incazzo perché i giovani non lo capiscono, facciamoglielo capire stando a bordo piscina. Francesca, un giorno saremo a bordo piscina a Dubai e verrà il corriere di Amazon a suonarci qui sotto e noi diremo a qualcun altro appartenente al 90% di aprirci il pacco, o meglio ce lo faremo portare là. Auguro a tutti di capire prima possibile l'emozione che ogni giorno ci regala il network. Verissimo. Auguri ragazze, dice Monica. Benissimo. Allora, attenzione, chiudiamo questa puntata con un video di uno di voi o una di voi. Oggi è breve anche il video, più o meno dura la metà dei video canonici, ma è tutto da guardare. Vi prego di commentare sotto, ora che apparirà la persona che sto per presentarvi. Non so se la conoscete, è una donna, non so se la conoscerete, non so se avete relazioni, se l'avete mai vista, se l'avete mai incrociata, però non fate mancare i vostri commenti qui sotto. Questa è una delle componenti d'acciaio della community di YouLeader delle 8:45. A voi. Ciao, buongiorno, sono Giada, ho 41 anni, vengo da Crema, un paesino della Lombardia, e vi voglio raccontare la mia storia. Allora, anni fa ho investito tutti i miei soldi, risparmi, sogni e il mio tempo nella costruzione di un locale bellissimo, che purtroppo durante il primo lockdown io e mio marito abbiamo dovuto chiudere perché non c'erano più presupposti per continuare questa nostra avventura. Era un periodo buissimo della mia vita e Giulia Giordano mi ha dato la possibilità di prendere al volo questa occasione e di cominciare a buttarmi anima e corpo nel network marketing, e devo dire che sono veramente felice della scelta che ho fatto, perché il network marketing mi sta dando la possibilità di vedere le cose con un occhio nuovo. Ho la possibilità di lavorare da casa, quindi di seguire le mie figlie, di avere molto più tempo da passare con loro, e nello stesso tempo posso contribuire alle spese della famiglia. Mi sento appagata e di questo voglio anche ringraziare tanto Mario e Alessia, perché ogni giorno ci danno la possibilità di formarci, lo fanno disinteressatamente, e quindi grazie davvero, e grazie a Mario che mi ha permesso di avere questo piccolo spazio nella sua YouLeader, che io ogni mattina guardo, ormai è diventato un appuntamento fisso, e io con le sue perle, diciamo, con i suoi punti, poi sviluppo tutti i post della mia giornata. Quindi vi saluto e goodbye guys, ci vediamo a Bel Air, ciao! Goodbye guys, ci vediamo a Bel Air, come Will Smith della prima ora. Allora, avete visto che Giada ha utilizzato la tecnica che usa anche Montemagno, quella dei tagli
per dare più sostanza, per richiamare l'attenzione degli ascoltatori, perché dovete sapere che è una tecnica ben precisa, quella del parlato tagliato, un po' come fanno le iene, è uno strumento strategico che in questo caso combacia perfettamente. Grazie Giada, sei una persona importante all'interno di questa community, ma anche all'interno del team. Fantastica, ogni tramonto c'è sempre un nuovo giorno, ti capisco anch'io, ho chiuso la mia attività dopo aver speso tanti e tanti soldi. Lo capiamo ed è per questo che siamo qui insieme per traguardare nuovi risultati. Ti adoro, dice Alessia. Ciao Giada, che bello conoscerti, brava, bello conoscerti, bellissima questa condivisione con tutti voi. Mi fai morire, fantastica, fantastica. Goodbye, fantastica. Grazie Giada, storia wow. E nel frattempo Giada aveva risposto a tutti. Grazie a tutti, siamo bellissimi. Molto bene. Grazie a tutti voi per essere stati dinamici, presenti, attivi anche questa mattina, nonostante l'evento della giornata sia questo, per celebrare la 40ª puntata stasera, evento Live Night alle 20:45. Preparatevi perché saremo insieme, parleremo come di consueto. Non ci sarà nulla di particolarmente diverso, ma ci sarà ovviamente una piccola sorpresa. Sarà una puntata come quelle della mattina, però fatte la sera, ma invece di svegliarvi con il giusto mindset e con la grinta per trasformare la giornata in un capolavoro, faremo le riflessioni per capire che anche la giornata di oggi sarà passata in maniera produttiva e importante per il nostro futuro. Grazie a tutti per esserci stati. Alexa, volume 6, un po' di sottofondo e un po' dei vostri saluti. Vi aspetto questa sera alle 20:45. Condividete questa live oggi, perché vi consentirà questa sera di avere più persone con noi. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te, Anna Maria. Ciao, buona giornata. Ci vediamo questa sera a più tardi, ora a bomba. Il Martini a bordo bici si avvicina. Questa sera ci divertiremo alle 20:45. Ciao a tutti. Grazie a tutti, appuntamento a stasera alle 20:45. Ciao.